pari e patta allo stadio Casini tra Trestina e Cenaia, che si sono divise la posta in palio nel match valevole per la 30ª giornata del campionato di Serie D. I bianconeri sono tornati a muovere la classifica dopo 3 KO consecutivi, portandosi a quota 39 punti a più 5 sulla zona playout. Gli arancia e neroverdi hanno invece dato continuità al pareggio contro il Livorno, ma sono rimasti all'ultimo posto della graduatoria. Pronti via, e dopo 11 minuti di gioco il Trestina passa in vantaggio quando sullo cross dalla sinistra di Conti la palla attraversa tutta l'area e sul secondo palo c'è Tascini pronto a spingerla in fondo alla rete per il gol che vale l'1-0. Il Cenaia accusa il colpo e i locali bussano altre 2 volte alla porta di Borghini, che prima è brava a rimediare ad un suo precedente errore mettendo in corner il destro di Belli e poi è attento sulle bolide al volo di Tascini sugli sviluppi di uno schema da calcio d'angolo. Al 20esimo si fanno vedere in avanti gli ospiti e ci vuole un grande intervento di Fiorenza per negare la gioia del gol a Papini, ma l'appuntamento con la rete del pareggio è soltanto rimandato perché al 35esimo, sulla punizione ben calciata da Fontana, si crea una situazione pericolosa in area locale risolta dal colpo di testa vincente di Capitan Rossi, che realizza la rete dell'1-1. 5 minuti più tardi il Trestina va a centimetri dal nuovo vantaggio, ma il destro di Farnetti finisce sul fondo e così le due squadre vanno all'intervallo con il risultato in perfetto equilibrio. Ad inizio ripresa, esattamente al 48esimo, i bianconeri hanno la doppia chance per riportarsi avanti, ma prima Borghini dice di no a Tascini e poi Farnetti spedisce sul palo il successivo tap-in con l'arbitro Cavacini, che ferma poi tutto per il tocco di mano del numero 11. Al 60esimo il destro da fuori di Conti viene respinto con i pugni da Borghini, Trestina che insiste, e al 64esimo, con una bella azione orchestrata da Conti e Dinolfo, libera il destro di Omorria, che però non trova la porta. 4 minuti più tardi invece Bucci ad avere una ghiotta chance per battere a rete, ma non riesce ad impattare il pallone da buonissima posizione. Ancora Trestina al 78esimo, quando Omorria batte velocemente questa rimessa laterale, manda al tiro Farnetti, ma Borghini dice di no al numero 11 bianconero. All'89esimo il Cenaia si riaffaccia pericolosamente in avanti e sulla bella giocata di Macchia arriva il mancino debole di Fensi, che non crea problemi a Fiorenza. L'ultima occasione del match è di marca locale con questo potente diagonale di Tascini che sfila sul fondo. E allora, dopo 6 minuti di recupero, arriva il triplice fischio di Cavacini. Oggi a questa squadra c'è poco da rimproverare, anche se siamo stati tecnicamente non puliti, siamo stati molto disordinati, però l'impegno e la voglia di portare a casa il risultato non è mancato. Sì, ma noi un po' di partite che sinceramente stiamo facendo abbastanza bene. Da quando sono arrivato io forse abbiamo sbagliato 3-4 partite dove veramente non siamo scesi in campo, ma anche oggi abbiamo dimostrato di avere ancora tanto orgoglio, tanta dignità e noi non si molla mai fino alla fine.